Bentrovati a tutti, amici e amiche. Guardate oggi dove vi ho portato, al mare. Non so a voi se fa lo stesso effetto che fa a me. Guardando questo mare pensavo a Gesù. Quante volte ha predicato in riva al lago, in riva al mare, quante volte, ecco, ha operato prodigi, ha chiamato i suoi primi discepoli, oppure quella volta che camminò sulle acque e Pietro, chiedendo di andare verso di lui, a un certo punto fa l'esperienza della poca fede e affonda ed eleva quel grido accorato: Signore salvami, Signore aiutami. Ecco, amici carissimi, questo grido è un grido che ogni giorno noi, figli del Signore, creature fragili, dobbiamo elevare, dobbiamo dire: Signore aiutami, Signore abbi pietà di me, che sono fragile, sono peccatore, ma sono sempre figlio tuo. Abbi misericordia, prendimi per mano, aiutami a camminare. Vedete, amici carissimi, io penso che noi siamo convinti che il mondo finisca attorno a noi, attorno al nostro pianerottolo, attorno al nostro paesino, piccolo o grande che sia, la nostra città. Il mondo è immenso. Provate a pensare per un attimo quante creature ingrate ogni giorno offendono il cuore amabilissimo del nostro Signore e della Mamma Celeste. Allora io questa mattina vorrei farvi un invito, un'esortazione. Vogliamo essere anime che consolano il cuore di Gesù per le offese che Lui riceve? Vogliamo essere anime riparatrici per i peccati del mondo, ma vogliamo essere figli innamorati che rendono felice il cuore del Signore, affinché Lui dal cielo ci guardi e dica agli angeli, dica ai santi: vedi, su questa terra c'è ancora qualche figlio che mi ama. E perché vi ho fatto questa proposta? Perché oggi continuiamo il nostro discorso sui 10 comandamenti e siamo arrivati al secondo dei 10 comandamenti. Non nominare il nome di Dio invano. Questo secondo comandamento, insieme al primo, lo ricordiamo: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei oltre a me, e al terzo comandamento, ricordati di santificare le feste, rientra nel primo gruppo del decalogo dei comandamenti, appunto, che ci consentono di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Vorrei citarvi due passi, uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo Testamento. Dal libro dell'Esodo, capitolo 20, versetto 7. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio. Mentre per il Nuovo Testamento andiamo al discorso che Gesù fece sulla montagna, Matteo 5,
33-34. Fu detto agli antichi: non spergiurare, ma io vi dico: non giurare affatto. Quando parliamo di questo secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano, si pensa subito alla bestemmia. È chiaro che è anche questo, ma è molto di più. Se per il primo comandamento abbiamo detto che è fatto divieto assoluto all'uomo di pensarsi il proprio Dio, di immaginarsi il proprio Dio e quindi di disegnarsi un Dio a propria immagine e somiglianza, per questo secondo comandamento è fatto divieto assoluto di fare dire a Dio ciò che Dio non ha detto, di far passare come volontà di Dio ciò che volontà di Dio non è. Quindi è fatto divieto assoluto di parlare invano di Dio, di nominare il nome di Dio per scusare un proprio progetto umano, una volontà umana. Quindi, di conseguenza, il concetto è questo: non possiamo dire bene ciò che bene non è, ma non possiamo dire anche male ciò che male non è. Quindi nessuno può dire che Dio vuole questo, Dio dice questo. Facciamo un salto nel libro della Genesi. Il serpente non fece proprio questo, non prese la parola di Dio e la trasformò, la modificò, la alterò quando disse ad Eva: non è vero che il Signore ha detto non puoi mangiare del frutto dell'albero della vita. E così, manomettendo la parola del Signore, fece cadere la donna nella tentazione, e così poi cadde anche l'uomo. E anche noi siamo così: manomettendo la parola del Signore possiamo creare grandi disastri, grandi guai. Ma ecco, non nominare il nome di Dio in vano è anche riferito al giuramento e allo spergiuro. Che cos'è l'uno e che cos'è l'altro? Il giuramento impiega l'onore, la dignità, il nome di Dio, quindi noi non dobbiamo giurare né per il cielo e né per la terra, dice la scrittura, mentre lo spergiuro che cos'è? È prendere un impegno sapendo già in anticipo che noi quella cosa mai la faremo, mai la adempiremo. E adesso parliamo della bestemmia, peccato gravissimo che offende il cuore di Dio. Vorrei leggervi il numero 2148 del Catechismo della Chiesa Cattolica. La bestemmia si oppone direttamente al secondo comandamento. Consiste nel proferire contro Dio, interiormente o esteriormente, parole di odio, di rimprovero, di sfida, nel parlare male di Dio, nel mancare di rispetto verso di Lui nei propositi, nell'abusare del nome di Dio. È blasfemo anche ricorrere al nome di Dio per mascherare pratiche criminali, ridurre popoli in schiavitù, torturare o mettere a morte. L'abuso del nome di Dio per commettere un crimine provoca il rigetto della religione. Un giorno ebbi un'esperienza molto triste. Ho sentito un bambino bestemmiare mentre giocava a calcio con gli altri bambini. Mi sono avvicinato per chiedere a questo bambino: ma tu perché bestemmi? Ma lo sai che cos'è la bestemmia? E questo bambino mi diede una risposta particolare: ma io bestemmio perché a casa mia si bestemmia sempre, mio padre e mia madre bestemmiano. Ecco, l'esempio è importantissimo, amici carissimi. I bambini sono come delle spugne, assorbono tutto e imitano ciò che gli adulti fanno. Allora
ho cercato di far comprendere a questo bambino, ma tu capisci che cos'è la bestemmia? Ti faccio un piccolo esempio. Se io mi mettessi in piazza con gli altri bambini a parlare ingiustamente di male della tua mamma e di dire della tua mamma ogni sorta di cattiveria, a te piacerebbe? Certamente che no, mi ha detto il bambino. Vedi, quando noi bestemmiamo, anzi quando tu bestemmi, perché io non bestemmio mai, avviene questo. Tu prendi un pugnale e lo metti nel cuore di Gesù, lo metti nel cuore della Madonnina, lo metti nel cuore dei santi e dai loro tanto dolore. Ed è come se tu ti metti in pubblico a parlare male della tua mamma celeste, perché la Madonnina è la tua mamma celeste. E allora, amici carissimi, se la bestemmia è un peccato grave contro Dio, contro la Vergine Maria, contro il cielo tutto, e facciamo in modo che a partire da noi, ma anche attorno a noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, questo peccato gravissimo non si commetta. Facciamo comprendere con umiltà, senza arroganza, la bruttezza di questo peccato, perché il nome di Dio deve essere soltanto lodato, benedetto, esaltato, ringraziato. E allora non nominare il nome di Dio invano, abbiamo detto che significa due cose: non pronunciare con odio il nome di Dio, il nome di Maria, il nome dei santi, ma soprattutto non fare dire a Dio ciò che Dio mai ha detto e mai vorrebbe dire. Termina qui questo nostro appuntamento, io vi saluto e vi ringrazio.